Ciao a tutti, è un momento molto difficile e complicato e lo sto vivendo come tutti voi, cercando di essere più positivi possibile perché in questo momento così dobbiamo essere positivi. Ognuno di noi dobbiamo dare il nostro contributo. Non è facile stare lontano di tutto, della gente, del campo, di tutto quello che a noi piace di fare diariamente, ma in questo momento così dobbiamo rispettare la regola, con questo contributo speriamo di trovare al più presto possibile insieme per abbracciarci. La verità è che in questo momento la approfittiamo per stare insieme in nostra famiglia, io a casa con mia moglie, con i miei figli, ma sempre con pensamento, pensiamo sempre a quello che sta in zona rossa, dove la cosa è complicata, ma cercando di essere più positivi, come ho detto, cerco di allenarmi perché abbiamo sempre il nostro programma che ci seguiamo da prof e facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Anche se siamo in un momento difficile, dobbiamo anche essere professionisti e fare le cose giuste perché questa è la nostra vita. Non possiamo farle fuori insieme a campo come lo facciamo sempre, lo facciamo in casa, sempre con una determinazione e con una mentalità giusta. Quindi cercheremo di fare sempre quello che possiamo fare. Sappiamo che non è il massimo, ma approfitteremo questo momento anche insieme a famiglia per recuperare. In Africa in questo momento la situazione è molto più tranquilla. Penso che in Nigeria avremo meno di 350 casi positivi, poco in terapia intensiva, quindi il problema più grosso è qui con noi, da noi qua in Italia. Io sono sempre in contatto con la mia famiglia e loro sono preoccupatissimi per noi qui in Italia perché le leggono sempre, seguono le notizie, io sempre, cerco sempre di tranquillizzarli e di essere positivi perché la distanza non è facile per loro anche, sapendo che noi siamo qua in Italia e siamo a rischio, ma cerco sempre di tranquillizzarli e passare un messaggio positivo e anche spiegandogli la livello di pericolo che c'è con questo virus, perché loro devono stare anche attento. Onestamente, io sono molto più preoccupato con la gente sanitaria che sta lottando tutti i giorni per salvare la nostra vita. E la ripresa del campionato non dipende da me, non da noi. C'è la gente che deve fare, deve decidere da quando e come, quindi a noi dobbiamo solo stare pronto per quanto dicono che dobbiamo andare, torniamo a campo a allenarci, ma in questo momento io sono molto più preoccupato con la gente sanitaria e con la gente che sta soffrendo con questo virus. Sì, la nostra stagione fin qui è stato positivo, siamo dove vogliamo stare, su in classifica, lottando per il nostro obiettivo, ma sfortunatamente è arrivato questo periodo complicato e dobbiamo affrontarli tutti insieme. Per quando torniamo in campo, riusciamo tutti insieme a arrivare al nostro obiettivo. Sì, da quando sono arrivato a Crotone posso dire le cose positive, no? Io trovo benissimo qua, mi trovo benissimo con la mia famiglia e sto giocando per una società ambizioso, perché da quando sono arrivato fino adesso siamo in costante crescita, questa è la verità. Abbiamo fatto cose importanti, adesso stiamo cercando di rifare un'altra cosa importante, quindi sono molto contento di stare a Crotone, di continuare la mia carriera qui a Crotone. Ho dato un segnale forte, rinnovando il mio contratto. Anche in scadenza vuol dire tutto, vuol dire che io sto veramente bene qui a Crotone e io sono contento di essere qui. E a Crotone mi piace un po' di tutto, ma soprattutto la tranquillità, la serenità che esiste a città di Crotone per me è fondamentale. Io mi trovo benissimo qua e sono contentissimo di essere qua. Sì, per me è molto importante. È molto ma molto importante ognuno di noi fare la sua parte cercando in qualche modo di aiutare chi ne ha bisogno perché così si costruisce un mondo migliore e dobbiamo essere tutti una famiglia,
Oggi posso essere io a aiutare, domani forse io che ho bisogno di aiuto, quindi lo vedo così. Non è una cosa speciale da fare, lo vedo come un dovere da parte mia, da parte di tutti noi, di dare sempre una mano a chi ne ha bisogno. Sì, è vero, un momento difficile c'è stato, ma per me è molto importante il controllo emozionale. Per me è una delle cose più importanti per fare questo lavoro, educazione. Perché non dobbiamo far dare aspetto a nessuno, non possiamo perdere testa, è una cosa che possiamo controllare. Dobbiamo stare sempre calmo, cercando di passare messaggio positivo, divertire, giocare e anche far divertire la gente che viene allo stadio. E tutto il resto non posso perdere la mia testa perché prima dei giocatori c'è un uomo dietro, quindi è importante per me stare calmo e andare avanti con la mia strada.